Procederei dando la parola alle persone che possono arricchire questo dialogo, questa conversazione che tu stai aprendo sui temi dell'emozione e dell'educazione. E quindi passerei la parola alla dottoressa Raffaella D'Altero, perché come pedagogista clinica, ma anche come esperta del linguaggio, del corpo e delle emozioni, ci può aiutare a comprendere se sia possibile, quanto sia possibile, educare l'essere umano e in particolare educare i più piccoli, i bambini, a poter imparare a riconoscere le emozioni, a poterle nominare e a poter quindi stare meglio con gli altri, con se stessi. A lei la parola. Grazie, buonasera a tutti. E io mi agganciavo continuamente alle parole di Stefano Centonze nell'elaborare il mio pensiero, perché intanto la rivalutazione del corpo e quindi principalmente delle emozioni a scuola negli ultimi anni è stata fondamentale, ma è stata anche ricercata da tutti e proposte su proposte, iniziative, nuovi approcci. Ma quello che mi preme dire tantissimo è il lavoro che si sta facendo e che fanno le nostre eccellenze italiane per le neuroscienze e che ci dicono che non solo viviamo tantissimo e per il 90% della nostra vita, della nostra giornata, di emozioni e con emozioni, ma queste emozioni che dovremmo riprenderci, delle quali dovremmo riappropriarci, vanno ad essere le principali alleate per l'apprendimento e per l'essenza dell'essere umano, cioè per quello che normalmente diciamo il nostro essere, la formazione dell'essere umano della persona. Perché dico che lo dicono le neuroscienze? Lo dicono le neuroscienze perché secondo le ultime ricerche i famosi processi cognitivi e la stessa psicologia dei processi cognitivi non si è più separata, non si sono più separati dai processi emozionali. Quindi, mentre prima nei processi di apprendimento si vedevano le due cose come separate e quindi ci sono le emozioni da una parte, c'è l'apprendimento cognitivo dall'altro, adesso tutte e due le cose vengono viste insieme, camminano insieme. Questo vuol dire che se mentre apprendo qualcosa, una qualsiasi cosa, quindi anche un apprendimento strettamente cognitivo, la logica, la matematica, la storia, la geografia, io lo apprendo collegando quel momento ben preciso del mio apprendimento ad un'emozione positiva che mi viene da chi me lo sta insegnando e quindi l'insegnante, quell'apprendimento non soltanto rimarrà dentro di me come qualcosa di positivo e me ne ricorderò, ma andrà a mettere nel mio cervello e quindi lascerà nel mio cervello una traccia di memoria dell'emozione che ho provato e perciò non soltanto apprenderò in futuro meglio e mi ricorderò di quello che ho imparato, ma quello sarà decisionale per il mio essere, per le mie decisioni, per le mie scelte, per il mio futuro. Ecco perché dico con le emozioni andiamo a lavorare sulla persona, sull'essere, sull'esistenza. È una cosa grandissima, una responsabilità grandissima, una scoperta fondamentale di quello che per anni noi abbiamo fatto con il lavoro attraverso il corpo, con il lavoro creativo, con il lavoro artistico. Probabilmente molti neanche sapendo di avere una responsabilità così grande, però adesso lo sappiamo, cioè adesso ce lo dicono anche le scienze e la responsabilità diventa ancora più grande. Ecco, allora io ringrazio il lavoro di Stefano Centonze per aver portato tutto ciò così avanti, così in alto, ma chiedo e proporrei e lo desidero enormemente che tutto sia cammini insieme, il lavoro delle neuroscienze, il lavoro degli esperti del corpo, delle arti, delle emozioni, delle stesse arti terapie e il lavoro degli insegnanti, perché sono loro i primi che facendo esperienza di tutto ciò e quindi passando attraverso le emozioni ed ecco la formazione con le fiabe ed ecco la formazione con le arti terapie anche, possono comprendere, capire ed essere i primi a passare il messaggio e a sapere, a conoscere quel come di cui si parlava prima. Come devo fare? Devo fare sorridendo, devo fare parlando con un linguaggio diverso, recuperando il linguaggio delle emozioni, devo fare mettendo una mano sulla spalla,
non più usando una penna rossa, perché quel contatto, quel conforto non solo è bene perché lo sappiamo, ma è bene perché ci hanno detto che un abbraccio di 30 secondi stimola l'amigdala a produrre un ormone che è quello dell'ossitocina, ed è lo stesso ormone che le donne producono durante il parto per resistere al dolore del parto. Questa è una scoperta fantastica, perché se io evito il dolore ogni qualvolta mi avvicino a qualcosa che mi ricorda un'emozione che mi ha fatto male, allora vuol dire che se io ti tocco, anziché rimproverarti, anziché metterti in punizione, anziché dirti che non sei capace, faccio sì che tu possa affrontare quel dolore, quella sofferenza, quella difficoltà in modo molto più concreto e chiaramente con più facilità, che possa avvicinarti a quel dolore non scappando, ma probabilmente trasformandolo in qualcos'altro, in risorsa. E questo adesso non ce lo diciamo più soltanto tanto per dire, perché ce l'hanno detto, ma lo diciamo perché ciò dice la scienza, e questa è una scoperta fantastica. Ecco perché chiedo all'insegnante qui presente, in rappresentanza degli insegnanti, di volerci testimoniare questo ruolo, questo compito importantissimo che svolgono tutti i giorni. Quindi grazie. Grazie Raffaella.